tornare alla questione dell'Emilia Romagna, oltre al fatto che naturalmente è un momento difficilissimo per tutta l'Emilia Romagna, sappiamo anche che ci sono tante strutture che avevano come ospiti le persone con disabilità, tante famiglie che in casa hanno appunto, come dicevamo all'inizio, magari un ragazzo con un grave disturbo dello spettro autistico, chi non riesce a capire cosa sta succedendo. Quindi c'è un'emergenza nell'emergenza, un dolore nel dolore. Il dramma è di tutti, veramente un dramma violento che ha colpito tutta l'Emilia Romagna, in particolare la Romagna, ma tutta l'Emilia Romagna, le persone, le abitazioni, le famiglie, le imprese economiche, no? Il motore anche, possiamo dire, di tutta la regione e in parte anche del nostro paese. Volevo solo segnalare che all'interno di tutta questa situazione c'è una situazione anche che a volte passa un po' sotto traccia, cioè quella di tante famiglie che magari hanno in casa il proprio ragazzo, il proprio parente, insomma, con una grave disabilità, magari anche con un disturbo dello spettro autistico, e che si ritrovano a cambiare completamente di nuovo tutte le abitudini, no? Voi sapete come durante la pandemia ci sono state delle situazioni gravi di isolamento, insomma c'è bisogno di un supporto per tutti loro, e quindi a me piace sottolineare che, diciamo, in tutto questo dramma c'è anche quest'altra parte che va ricordata.